Ciao a tutti gli amici di HD Blog e benvenuti da Aratemba a questo video review dell'Asus Padfone 2. Bene, abbiamo avuto modo di vedere svariati focus dedicati al Padfone 2, dalla parte multimediale a quello delle performance fino a quello dell'integrazione tra la parte telefono e tablet. Andiamo finalmente a fare questa review per chiudere il discorso Padfone 2. Bene, velocemente ricordiamo alcune delle caratteristiche salienti di questo terminale. Prima di tutto ricordiamo che è uno dei primi terminali LTE attualmente presenti sul mercato europeo, con velocità di download di 10 megabit e di upload di 50 megabit. Abbiamo poi altresì sempre uno dei primi terminali in Europa con il quad core Qualcomm APQ6084 da 1.5 GHz con tecnologia e architettura Kite Pro. Abbiamo ben 2 GB di RAM. Questa specifica versione ha 64 GB di memoria interna. E come non citare poi l'ottimo display da 4.7 pollici di diagonale da 1280x720 con un PPI di 312 circa e una luminosità di 550 nit. Questo è il display con tecnologia IGZO di Sharp, che si caratterizza per avere tempi di risposta molto rapidi, per avere un gap ridottissimo tra il vetro e il pannello per integrazione del touchscreen direttamente all'interno del pannello e anche per degli ottimi angoli di visuale. E infine la fotocamera da 13 megapixel posteriore con sensore LED illuminato della Sony e ottica 5 lenti con f2.4. Bene, queste le caratteristiche hardware principali. Andiamo quindi a vedere adesso quelle che sono invece le caratteristiche software del terminale. Innanzitutto noterete la interfaccia del telefono, che è praticamente stock ICS. Vi ricordo che il telefono esce con la versione ICS 404, che dovrebbe essere aggiornata tra fine novembre, se ormai siamo in questi giorni, e i primi di dicembre, a Jelly Bean. L'interfaccia, vi dicevo, è stock ICS con delle personalizzazioni però proprie di Asus, tra cui per esempio vi ho appena fatto vedere questa qua, che è relativa agli shortcuts presenti sulla barra notifiche. Tutte queste impostazioni di shortcuts, volendo, possono essere disabilitate. Abbiamo qui una serie di quick toggle che purtroppo non sono selezionabili a scelta dell'utente, ma sono impostate di default. Abbiamo il selettore della luminosità. Qui andiamo subito alle impostazioni della parte Wi-Fi e di qua invece a quelle dell'audio Wizard Mode. Ed qui direttamente invece all'interno delle impostazioni. Nelle impostazioni abbiamo alcune personalizzazioni proprie di Asus, come queste qua relative al menu appunto personalizzato Asus. Abbiamo diverse opzioni relative per esempio alla possibilità di scelta di cosa fare quando selezioniamo un'applicazione solo pad dal telefono. Abbiamo poi altre impostazioni relativo al DDS, vi l'ho fatto vedere nel focus dedicato. Abbiamo poi impostazioni relative al livello di luminosità, modalità esterno che rende lo schermo ancora più luminoso di quello che già non è, perché questo schermo è veramente molto luminoso. Abbiamo la possibilità di decidere che cosa richiamare con il long press del tasto multitasking. Abbiamo poi la possibilità di scelta della cattura della schermata in formato JPEG. Le impostazioni rapide Asus sono queste della barra di notifica, e abbiamo poi le impostazioni alla parte Padfone relativa alla ricarica e relativa alla risposta delle chiamate. Abbiamo qui anche un fast boot mode tipico di HTC per esempio, che consente un avvio ultra rapido del terminale, ma devo dire che già si avvia molto molto velocemente. E poi l'ultimate mode, che sembra quasi una combo di un videogioco, in realtà non è altro che il modo per rilasciare completamente le performance del terminale e quindi avere le performance massime, ovviamente a scapito del consumo energetico.
Bene, parlando di consumo energetico, non mi può che non venire in mente subito l'impostazione qua del salvataggio intelligente di ASUS. Questa impostazione consente di selezionare come comportarsi con il risparmio energetico, quindi decidere se per esempio attivare o meno il livello di luminosità per la lettura dei libri, per la visione dei video, per l'ascolto della musica e via discorrendo. E questa è una cosa molto interessante, possiamo decidere se abilitare o meno la connessione per tutte quelle applicazioni che utilizzano le notifiche push quando lo schermo del terminale è spento. Queste impostazioni, che sono selezionabili singolarmente, qualora decidessimo di utilizzare la modalità ottimizzata ASUS, verranno automaticamente tutte selezionate. Bene, questo quindi sono soltanto alcune delle personalizzazioni che ASUS ha introdotto. Vi ho fatto vedere l'audio wizard che vi ho già accennato nel focus multimediale, purtroppo è relativo solamente allo speaker esterno. Abbiamo poi una personalizzazione a livello di widget, tra cui l'ormai famosissimo widget del meteo e del telefono insieme, ormai è diventato quasi altrettanto famoso quanto quello della Sense. Il widget relativo alla ricarica della batteria, che nella modalità Pathfone consente di visualizzare e il Pathfone e la Pathfone Station. E abbiamo poi, per esempio, questo molto interessante, è un task manager che ci dice quanti processi sono attivi. Abbiamo la possibilità di chiudere il singolo processo, di chiuderli tutti e di vedere, per esempio, quant'è la percentuale di occupazione del processore di ogni singolo processo e se bloccare il processo in modo tale che quando lo selezioniamo chiudi tutti, quel processo non venga in realtà chiuso. Abbiamo poi altri widget proprietari ASUS che non vi sto a far vedere perché altrimenti la video recensione durerebbe qualche oretta. Abbiamo poi anche alcune, giusto così a titolo informativo, applicazioni sviluppate proprio da ASUS come Backup, che è una specie di Titanium Backup, ovviamente un po' più castrato perché non avendo i permessi di root di default sul telefono non può backuppare le applicazioni di sistema, ma backuppa le applicazioni terze parti con i relativi dati completamente su una memoria esterna. Abbiamo poi l'App Locker, cioè la possibilità di selezionare le applicazioni che vogliamo vengano avviate solo dopo aver inserito una password. Abbiamo ASUS Studio, ve l'ho già fatta vedere, è la gallery dedicata di ASUS. Audio Wizard non sono altro le stesse impostazioni per l'audio di prima. Blacklist, molto interessante invece, è la possibilità di avere una blacklist sul telefono, quindi i numeri che inseriremo qua dentro quando ci chiamano non squillerà al telefono. Abbiamo poi il dizionario istantaneo ASUS che ci consente di selezionare, per esempio, nel browser una qualunque parte di testo ed avere automaticamente la traduzione. Abbiamo questa gestione dei file che è veramente ottima, molto ben implementata, soprattutto per quanto riguarda la parte Pathfone, perché nella parte Pathfone funziona l'USB host e quindi avremo modo di collegare una pennetta. Abbiamo poi ovviamente altre impostazioni come My Library, che è un lettore di ebook, abbiamo il MyNet, che non è altro che un DLNA player, e la radio FM ovviamente, e poi abbiamo qui il SuperNote. Il SuperNote non è altro che l'impostazione di note proprietaria di ASUS che consente di prendere le note, sincronizzarle con ASUS Web Storage, che è il sistema di clouding proprietario di ASUS. Tra parentesi, con questa versione del Pathfone Station e della Pathfone 2, scusatemi, avete la possibilità di avere gratuitamente 50 giga di spazio sull'ASUS Web Storage per ogni singola registrazione di persona con questo Pathfone e questi 50 gigabyte sono validi ovviamente per 2 anni. Eccolo qua, questo è il web storage, un po' l'equivalente di quello che è Dropbox, però proprietario ASUS. Abbiamo visto quindi adesso anche alcune di quelle che sono le applicazioni che ASUS ha inserito all'interno del telefono. Altresì, ASUS ha personalizzato anche la tastiera, che vi faccio vedere subito. Questo è il solito giochetto della tastiera stock. Eccola qua la tastiera con la scrittura, abbiamo sia il riconoscimento della scrittura, eccolo qua, vedete, sia la classica tastiera, diciamo standard con i tasti, eccola. E qui però abbiamo anche la possibilità di fare lo swipe. E adesso eccolo qua. Bene, quindi anche la tastiera è stata personalizzata da ASUS.
Ma secondo me una delle personalizzazioni più interessanti che Asus ha apportato è quella relativa alla correzione del testo. Vi faccio vedere subito. Scriviamo rapidamente un testo. Ecco, se io adesso vado a spostare il selettore, vedete, ottengo la lente di ingrandimento in pieno stile HTC o diciamo in pieno stile iPhone, se vogliamo, e quindi iOS. Andiamo adesso quindi a vedere un altro pezzo forte del platform, ovvero il browser. Apriamo il browser, eccoci qua, dovremmo essere, se non sbaglio, sulla pagina di Repubblica, esattamente, non ho sbagliato. Bene, come si comporta il browser del platform? Diciamo che il browser del platform non si comporta veramente niente male, adesso sta ancora caricando, eccolo qua. Il browser è fluidissimo, vedete? Veramente di una rapidità impressionante. Ed è molto molto fluido anche nel pinch to zoom, eccolo qua. Tra l'altro, noterete subito, molto interessante, è la possibilità che ha Asus in modo completamente analogo ad HTC, eccolo qua, avete visto, di effettuare un reflow del testo in modo automatico. Questa modalità può essere ovviamente disattivata completamente dalle impostazioni. E vediamo come si comporta il browser dell'Asus Platform 2 con il flash attivo. Bene, vi posso subito anticipare che purtroppo qualche piccolo ritardo si verifica. Vediamo subito di che cosa stiamo parlando. Non è sicuramente un ritardo eccessivo, vedete adesso il browser è attivo, però come tutti gli telefoni di ultima generazione, a seguito dell'attivazione del flash abbiamo un minimo di ritardo in genere quando iniziamo a scrollare la pagina. Vedete, non è niente di eccezionale, ma se io scrollo molto velocemente, vedete che da quando muovo il dito a quando la pagina effettivamente scrolla ci mette una frazione di secondo, cosa che invece non avviene per niente con il flash disattivo. Altra cosa, ma questo ormai sta diventando purtroppo uno standard, se noi andiamo ad effettuare velocemente un pinch to zoom, vediamo che almeno inizialmente c'è qualche problema. Poi subito dopo, ecco, la velocità è ottima. Ma in fase iniziale di diciamo, selezione del pinch to zoom, eccolo qua, vedete, il tempo di reazione non è immediato. Poco dopo comincia ovviamente a essere fluidissimo. Ovvio che non penso che andrete a vedere le pagine in questo modo perché non riuscireste neanche a leggere niente, insomma, ecco qua. Però vi dà sicuramente un'idea di quelle che sono le caratteristiche e la velocità di questo terminale. Bene, abbiamo visto quindi, abbiamo visto anche nei focus dedicati quella che è l'interfaccia della fotocamera e tutte le capacità di questa fotocamera, ovvero la possibilità di effettuare scatti con un burst di 100 foto a 6 fotogrammi al secondo, la capacità di effettuare delle buone HDR panoramiche, la possibilità di riprendere video a 60 frame al secondo a 720p e a ben 90 frame al secondo invece a 480p. Abbiamo poi parlato della parte multimediale, del fatto che l'ASUS Studio non consente di default di decodificare molti formati, ma utilizzando player di terze parti come MX Player tutto si risolve in modo abbastanza rapido. Parliamo a questo punto un pochino, tiriamo le somme e parliamo dei pro e dei contro del terminale. Diciamo sicuramente tanti tanti pro. I pro sono innanzitutto, e questo è un punto sicuramente importante, un'ottima gestione del risparmio energetico. La batteria da 2140 mAh si comporta molto molto bene. Con un utilizzo medio si arriva tranquillamente oltre la singola giornata d'utilizzo. Se considerate poi anche la possibilità di utilizzare la ricarica della Padfone Station ogni qualvolta, volendo, inserite il terminale nella Padfone Station, vi renderete conto da soli che potete arrivare ben tranquillamente a 2 giornate, ma anche oltre volendo. Abbiamo poi altri lati positivi che sono sicuramente una ottima reattività del sistema. Vedete, nonostante il sistema quindi sia ICS, quindi non è presente ancora Jelly Bean, che dovrebbe uscire tra poco, vi ricordo, il sistema è comunque rapidissimo. Che altro dire? Lo schermo è sicuramente tra gli schermi migliori attualmente presenti sul mercato. La tecnologia IGZO, utilizzata anche all'interno dell'iPhone 5, restituisce dei colori ottimi per un display che è LCD e non è Super AMOLED,
un angolo di visuale ampissimo e la riduzione del gap che c'è tra il vetro e il pannello fa sembrare quasi il display del telefono disegnato. Abbiamo poi anche una buona parte multimediale per quanto riguarda le foto e un'ottima parte multimediale per quanto riguarda i video. E diciamo, ecco, quindi i pro sono sicuramente tanti. Andiamo quindi a parlare invece di quelli che sono i contro di questo terminale. Diciamo che forse il contro più significativo, almeno per quanto mi riguarda, essendo un utilizzatore assiduo della parte musicale, è l'audio in cuffia non proprio altissimo. È un peccato che però Asus abbia implementato la modalità Audio Wiser solamente per quanto riguarda lo speaker esterno e non invece per quanto riguarda il volume in cuffia. Abbiamo poi parlato anche del fatto che le foto in alcune condizioni, soprattutto quando c'è poca luce, potrebbero risultare un pochino rumorose e con magari aree di coloniforme troppo compresse, e se proprio vogliamo cercare il pelo nell'uovo, ma questa forse è più una nostra malattia che altro, essendo abituati a tablet con risoluzioni retina, e il fatto che la risoluzione del tablet, la 1280x800, non sia proprio altissima, soprattutto se considerate che già il telefono da solo ha una risoluzione 1280x720. Ovviamente la speranza è che Asus in futuro possa implementare delle Padfone Station, magari vendute separatamente, con risoluzione superiore, o anche, come era stato per il precedente Padfone, con la possibilità di avere una tastiera. Bene, per quanto riguarda la video review del Padfone 2 è tutto, grazie per averci seguito, un saluto da Arateba per HD Blog.